a tutti. Allora, volevo parlarvi di una cosa che mi è successa ieri. Ieri sono andata per l'Unschulung e adesso non ho tanta voglia di parlare in inglese, quindi torno su questo argomento in italiano e vabbè, faccio un po' di confusione tra i canali, ma pazienza, vi chiedo di avere pazienza oggi. Dunque, siamo andati in quel posto che si chiama, lo dico, BBQ. E sono andata a parlare con una signora che incredibilmente invece di lanciarmi oggetti e insultarmi come avevano quasi fatto nel posto precedente è stata molto carina e ha detto che anche il mio tedesco bastava per tutto questo. E quindi mi sono avventurata a parlare del mio futuro, no? E tra tutte le domande che le ho fatto appunto delle domande su IT Electronic, che è su questo simpatico brochure, ve lo faccio vedere così, no? Però è tutto scritto in tedesco, quindi vi devo aiutare un pochino. E mi ha consigliato di diventare Fachinformaterin, quindi ragazzi, mi dispiace, ma voi che avete studiato ingegneria elettronica dovrete accettare, forse un giorno, non si sa, anche un vile meccanico sporco di grasso che programmerà. Se riuscirò a farlo, cosa che ne ho molti dubbi, ma la signora dice che secondo lei ce la posso fare e io voglio crederci di potercela fare. Comunque, questi programmi costano 28.000 euro, per cui bisogna chiedere l'aiuto all'Agenzia delle Entrate, che non è esattamente felice, quindi mi diranno di nomi, me l'hanno già detto, però si può provare e riprovare finché questi non si, insomma, non trovano il modo di darmi i soldi, cosa che sarà molto difficile. Comunque, c'è una prima conoscenza di base di quelle che sono le strutture del computer, diciamo. Dopodiché c'è un po' di Access SQL, C++, Java, il workflow, NetzDiagramme, e si arriva fino a un certo punto, primi mesi si fa questa cosa qui. Dopodiché seguono 3 mesi dove si può fare per esempio Linux, Microsoft, project management, analisi degli errori, eccetera. Dopodiché seguono 6 mesi di practicum, questo vuol dire un simpatico stage in una ditta. Loro aiutano a cercare la ditta, ci danno un supporto, ma non è che ci trovano loro esattamente il posto. Dobbiamo un po' indagare noi. Abbiamo 6 mesi in questo posto, dopodiché c'è un esame finale scritto e uno orale. Questo avviene, credo, almeno 2 volte all'anno. Sì. Mi sono andata a informare ieri, quindi ho tutti gli appunti sparsi, un attimo soltanto. Quindi, per quanto riguarda gli esami, per esempio, c'è a maggio l'ho scritto, circa maggio, e poi dopo 6 settimane circa, quindi giugno o luglio, dipende da come è messo l'anno, la prova orale. C'è anche la possibilità di darlo a novembre, l'ho scritto, e a dicembre, la prova orale, diciamo. E per quello che riguarda se io non passo l'esame, se io non passo l'esame ci sarà la possibilità di ridarlo, non mi sparano, ecco, una cosa positiva, non verrò crocifissa come Fantozzi in sala mensa. Se avete altre domande, io sono molto contenta di rispondervi, scusate se sono molto incasinata, ma 8.500 fogli di cui uno mi sono resa conto che non ho ancora guardato, cioè perché sono una deficiente. Tra l'altro mi ha dato 2 fogli uguali, quindi è fantastico. Ieri eravamo un po' tutti storditi. Infatti ho scritto la data sbagliata e la segretaria, bravissima, non se n'era accorta. Ma era una persona molto buona, mi ha detto, ma sì, ma tu sai un sacco di lingue, hai fatto ingegneria, te ne sei andata in Repubblica Ceca e hai preso un dottorato. Incredibile, perché nonostante tutto questo la gente mi prende comunque a calci, no? E poi ci sono anche gli ETA che si permettono di chiedermi cosa ho fatto nella vita, quali sono le mie mansioni, e io dovrei ancora rendere conto a loro, no? Mi sembra giusto. Ringrazio anche quello stronzo che mi ha detto che stavo con il mio ex violento perché mi sono schiava del pene. Infatti l'ho lasciato perché mi sono tolta questa schiavitù, certo.
vai a farti ricoverare, pezzo di merda. Dopo tutto questo, io vi ringrazio e vi mando un bacio.